Calcutta con orgasmo qui su RGS con le Nerd News, sempre in compagnia dei Sorci Verdi. Allora, iniziamo con una notizia un po' particolare. Intanto partono i disturbi, ma sì. Tanto abbiamo parlato, abbiamo ascoltato orgasmo, adesso con i disturbi. Vabbè. Comunque sia, partiamo con una notizia abbastanza curiosa, perché in Giappone è avvenuta una vicenda un pochettino particolare, ovvero un padre che testa il fidanzato della figlia e lo fa giocando, sfidandola a un picchiaduro, ovvero tipo Tekken, Street Fighter, no? Sì. Lo batte e lui lo dice che non è degno della sua figlia. Viene cacciato prima il padre perché si era incazzato, poi dopo alla fine, ecco, se ne esce con questa frase, e alla fine il ragazzo, ecco, non è degno, secondo te? Cioè, è giusto? Vabbè, non è giusto, lo sappiamo, no? Non è che ci prendiamo in giro. Tu come testi il futuro fidanzato di tua figlia, signor Santoni? Allora, io personalmente, ovviamente deve essere migliore di me, questo poco ma sicuro. Ma tu senti, Nel senso che deve essere comunque sia una persona, dovrà essere capace di... Tendere e volere. Ecco, nel senso prendersi cura, essere in gamba, comunque sia, no? Ognuno di noi ha i suoi limiti, le sue pecche, i suoi difetti. Si spera, no, che troverà una persona migliore, perché il padre prima o poi probabilmente a Dragon Ball sicuramente glielo chiedo a Dragon Ball, sì, secondo me sì. Io vado a vedere Santoni con la figlia, questo è il mio papà, si presenta uno che è tossico, no, assolutamente è impossibile. Però siamo tra i sorci, no? Chi sarebbe un futuro candidato per tua figlia? Lasciando stare che sarebbe una cosa, no, pedo, di più, però. Pedo? Avevo 50 anni, vai. No, sì, non è che c'ho un preferito, però lo vedo un poco, diciamo, folle nella sua simpatia, ecco. Ciccio. Mats. Oh! Quindi il futuro Mats... Cioè, no, io ce lo vedrei bene, Mats. No, Mats è un ragazzo serio, io ci farei affidamento. Ci limoneresti con Mats? Con Mats, sì. Dopo mezzanotte, però. Dopo mezzanotte. Qual è la storia dei coso? The Walking Dead? No, The Walking Dead. Come si chiama? Twilight, con quella che fa il figlio, bella, e poi si fidanza con il ex compagno. Vabbè, comunque questa storia è un po' del demenziale, Diego. Tu invece come la testi, il tuo, che ne so, fidanzato, fidanzata del tuo possibile figlio, figlia? Oddio, aspetta, prima tocca vedere. Tocca vedere se ci arrivo prima. Tocca vedere quello prima. Ma guarda, una gara di cibo non sarebbe male come cosa. Una gara di cibo. Interessante. Una gara di su cosa? Perché su sushi. Chi mangia più sushi? E se ti mangia più sushi di te, allora quindi è fatto. Cioè... Allora non gli dico niente. Ma se sbaglia, Ale. Punizione faraonica. Addirittura punizione. Vabbè. Io non chiacchiero, io devo vedere essere... C'ho un figlio maschio, non dico niente. Non la testi la sua fidanzata su qualcosa? Perché non sia chiaramente... No! No, cominciamo subito con quel discorso, ignorante! No, non c'è bisogno di starlo, perché se piace a lui, piace anche a me. Mamma mia, che discorso da padre! Deve piacere a lui, non a me. Se è transgender... Ma sa che fine farà. Bello, io invece bello. Non lo so, però guarda, con la gara di cibo di Diego la condivido e metto like. No, io non ci riesco. Se tu lei avessi un futuro una figlia femmina, anzi io direi, se sa cucinare, allora sì, così almeno quando io sto a casa dico cucina te. Ignorante, muove da cucinare, io dico così. Proprio... Vai, muovete, e devi anche lavare i piatti, perché se non lavi i piatti, dopo cadono i misfatti. Problema che con lui, problema che con lui stiamo parlando che è napoletano. Quindi devi fare il caffè bene, in primis, e poi devi saper cucinare. Ma se te viene qua, ti viene qua uno, e dice voglio la mano di tua figlia, e ti cucina... come si può dire, qualcosa di napoletano buono, se lo fa buono dico vabbè, tu che fai? Al mio pass per mia figlia, poi lo testo sul caffè, perché il caffè deve essere, il caffè deve farlo con la moca, con un po' di schiuma, non deve essere bruciato, bicchiere deve... d'acqua alla fine, quello non devi avere i grumi, no? Quindi se c'hai i grumi bocciatissimo, io devo capire che sono i grumi del macinato del caffè.
c'è stato. Ci puoi trovare. Sì, sì. Quindi ci sono alcune proprio lo standard ci deve essere. Comunque, detto ciò, abbiamo raccontato questa storia abbastanza bizzarra. Adesso andiamo con lui. Ormai lui è celebrato, ha anche suonato sabato scorso all'Urban. Andiamo con Coez, faccio un casino. Io faccio un casino insieme a Coez. Tu, Santoni? Io faccio un gran casino. Tu lo, tu lo stai facendo troppo grosso. Te invece fai fatto quanti casini hai fatto, dico, durante l'anno? Troppi. Secco. Basta, secco, punto. Diretto. Vabbè, Lorenzo già sappiamo. Posso fare un intervento, scusate. Che ho fatto scusami, io? No, voglio fare intervento per Santoni. Sapevo. Mosè, sì. Tu apri le acque di solito. Sì. Ma sì, stavolta devi aprire altre cose. Ne sono molto consapevole e vedremo. Ma è prossima l'apertura della galleria. Un fiore? Che è Monte Bianco, passo della Somma. Ma guarda, non lo so, è intrigante però. Sinceramente da una parte non vedo l'ora, detto questo. Ragazzi, Ale... lo sapete che c'è dovuto una... Che cosa ci abbiamo? Una, come si può dire? Che ne so, se non lo dici non lo sappiamo nemmeno. Esatto. Un messaggio. Vai, ecco. Dici. No, no, mica noi sorci. È inviato a casa dell'India. Vai, inviato. pigia, sentiamo. Chiedo per informazioni come avviene la promozione della musica se io mandassi una canzone inedita in... E in tal caso fate una selezione e voi la mandate comunque in radio. Non c'è un contatto, non c'è niente? No. Va bene, quindi dopo Mats, mi raccomando, prendi visione, dopo bisogna darci un'occhiata. Allora, comunque, andiamo con la prossima notizia e parliamo un po' del mondo di One Piece. Noi andiamo da uno stremo all'altro, prima sì. dal Giappone a One Piece, anche se stiamo là. Sì, sì, sì. Vabbè, One Piece ci abbiamo due novità, che poi dopo l'affronteremo anche la prossima. La prima è che comunque sarà per uscire un gioco dedicato proprio con il visore, ovvero la realtà virtuale, appunto verrà nel 2018, insomma, vedremo, appunto, interpreteremo i giocatori, appunto, la sciurma di Cappello di Paglia, insomma, visiteremo un po' il mondo di One Piece, la nave, vedremo i personaggi in 3D, insomma, alla fine col VR, quindi insomma un'iniziativa abbastanza curiosa. Ci sono tantissime novità per quanto riguarda il VR, addirittura anche in promozione, il VR, se siete interessati, mi sembra 280 euro viene, insieme a un gioco, quindi direi un'offerta per Natale più, vabbè, certo, costosa, però... Vabbè, rispetto a 400 euro più il gioco 470. Domandati anche il perché, però, non l'ho fatto. Perché devono lanciarlo un po', no? Come la PS Vita? Sì, anche perché adesso c'è un anno di vita, è uscito a novembre dell'anno scorso il VR. Quindi... Ricordi che ieri è uscito il primo video del VR con me che esatto. Madonna con Resident Evil. Pensa un po', è uscito proprio sui ricordi. Oggi è uscito. Quindi interessa. Vabbè, comunque sia, vediamo un po' questo mondo del VR che sta prendendo piede sia per la PlayStation, ma sappiamo che ci sono anche dei titoli sviluppati per l'Oculus Rift, per computer, l'HTC Vive e tutto il resto. Ma Santo, tu che mondo vuoi esplorare? Allora, cioè, metti quando tu adesso hai il VR, no? Dici, io voglio andare su... Vabbè, a parte quello. Sì. Ma guarda, io sinceramente ci sono diversi mondi. Uno che mi piacerebbe, parlando di videogiochi, uno che mi piacerebbe... Ma lo dico proprio in generale. Ah, non proprio solo in generale, tutto. Ma diciamo che di mondi ce ne sono infiniti, insomma. Dici quali. C'è un mondo che ho iniziato a scoprire che continua, insomma, quindi non so dove porterà. Può darsi pure scendo presto, può darsi pure... Qual è questo? Vabbè, nel senso, adesso ci manteniamo. Addirittura mantiene il segreto. Abbiamo capito. Cioè, io non ero così malizioso, Addirittura siete che così... questo? Vabbè, tu invece, Lorenzo? La valle incantata. La valle incantata. La valle incantata, certo. Io un mondo? Io, se dovrei scoprire un mondo, voglio scoprire l'infinito dell'universo. Mi piacerebbe scoprire. Anche io. Che mondo di Mauro. Io tipo andare su altri pianeti. Sì, così. Curiosità. Te invece, Diego? Vediamo un po', Vai. In altri mondi dipende da come esplicita. Cioè, nel senso, a livello videoludico oppure anche livello... Allora, io per esempio mi piacerebbe esplorare l'universo, no? Che ne so, andare su Marte per vedere com'è, andare su Venere e tutto il resto.
Te in generale, dico. Ma io un'esperienza su Marte non sarebbe male. Giusto perché ne parlano tanto per vedere più che altro. Finesse, sì, ma lo deve vedere col VR, no? Con col VR, vabbè. Però no, io non dico solo Marte. Io non dico Marte, perché Marte, se dici, sta... Se vede anche sta occhio dietro Foligno. Sta dietro Foligno. Ah, guarda, quasi quasi è anche un mondo che fino adesso sembra inesplorato. Però nel mondo degli abissi, quasi quasi. Bella, non sarebbe bello. Mai. C'è scopri... già una cosa che si può vedere il mondo degli abissi. Sì, ancora non si è. No, allora fai una bella cosa. Vedevi proprio come è fatto al centro della Terra. Proprio vedere il nucleo. Fusa al centro della Terra. Sì, però non. Non è, lo so, se che la però vedere la bellezza com'è. Vabbè, possiamo farci sempre una passeggiata casomai in estate, cioè, anche no? sì. Vabbè, dopo queste passeggiate d'estate andiamo con lui. L'abbiamo ascoltato io e Mazza e Lorenzo sabato, abbiamo avuto l'onore anche di conoscere gli amministratori di Saggio Wave, ma andiamo con Fra Quintale nei treni la notte. Fra Quintale nei treni la notte qui su RGS con i Sorcivedi e le Nerd News. Ma che è sta roba? Ma che è questa cosa infatti? Ah, ok. Colpa di Mats the Paz, detto il Mats. Allora andiamo con la prossima notizia. Intanto salutiamo le donzelle di quartiere. Ciao Silvia, ciao Bianca. Un bacetto. Bene. Bacio a tutti. Allora andiamo con la prossima notizia e parliamo di Mr. Doubtfire. Chi è Mr. Doubtfire? Allora, è un grandissimo. No, aspetta, chi è che lo conosce? Chi è Mr. Mrs. Doubtfire. Chi è Lorenzo? Allora, l'ho sentita di. Guarda, se non la sai è di una. Allora, quanto è grave da 1 a 10 se non sai chi è? Mille. Cioè, tu lo sai chi è, no, Diego? Sì. Ecco. L'ho sentita di. Però adesso non mi viene in mente. Tu... Cioè, hai capito a che livelli siamo, Mazza? No, scusa, aspetta. Lui non sa chi è Mrs. Doubtfire? No, lo so, però non mi viene in mente chi era. L'attore? No, chi è? Che ha fatto? Non lui è un... Non è quello che faceva cosa? Chi? Che lo faceva... Ha fatto Jumanji. Sì, lo so, avevo capito chi era lui. Robin Williams. Robin Williams. Ci voleva tanto. Non mi ricordavo. Gravissimo. Pagherà le pene dell'inferno. Comunque sia, Kevin Hart, tra protagonisti, forse... Aggiungiamoci il forse... Del reboot o remake, ancora non si sa, insomma, del... appunto di forse del prossimo Mrs. Doubtfire, dato che comunque la Columbus aveva già progettato di riproporla a pubblico, però ecco ci sono i fan di Williams che chiaramente si sono un po' agitati, dando comunque che non era forse un po' per rispetto, un po' per lasciare il film a quel che è, insomma la come sai, dire? Per invece la Columbus molto probabilmente farà questo reboot, remake, quel che sia, e chissà insomma come sarà accolto dal pubblico. Io forse dico, ma secondo me era meglio lasciar com'è, tanto comunque esatto. Sia non è che dici c'ha una storia particolarissima, intrigante, cioè alla fine era un uomo che voleva vedere i suoi figli e per farlo si travestiva da badante, quel che era, e ecco basta. Cioè, non è che c'è una trama particolarissima. Vabbè, lasciamo stare. Poi comunque era interpretato da Robbie Williams. Il film bello, eccetera. Secondo me, invece, secondo voi, e partiamo da Federico, cioè, sì. Giusto? Dici se poteva evitare. Allora, guarda, io ti posso dire personalmente una cosa. Questo è stato uno dei grandissimi successi, insomma, penso un film intramontabile. E, diciamo, riprendere il rischio, no, di fare un sequel o appunto il remake dei grandi film, delle grandi opere immortali, è sempre, diciamo, una scelta non saggia, secondo me. Comunque sia, tentar non nuoce. Quindi possiamo vedere quello come andrà, come funzionerà, quello che potrà uscire fuori, insomma. Invece Diego, che dici? Pensi che sia una mossa un po' sempre per i soldi, questa mossa della Columbus, o secondo me è una pagliacciata? Ma non è che c'è tanto da dire qua, più che altro un remake di un film che più che altro ha fatto un po' di successo perché l'ha fatto. Secondo me non ha senso come cosa, cioè giusto perché vuoi farti vedere che tu fai un remake di un certo film, ma secondo me
giusto per fare per farti un po' di pubblicità, un po' anche di immagine più che altro, non penso una cosa più che altro diversa. Sì, beh, alla fine è il soldo che comanda. Invece De Lorenzo, secondo me è una pagliacciata. Allora, come film, quello non devi giudicare il film, è bello, no, però, se la notizia non divagare, è per i soldi. Ok, basta. Detto ciò, io direi proprio di staccare subito, Mats, e di andare con la prossima, perché anche lui ci ha accompagnato quest'anno. Gazzelle, non sei tu.